Dopo gli spettacoli pre-festival di Simone Cristicchi e Michele Sinisi, prende finalmente il via la 18ª edizione del Festival del Castel dei Mondi. Si inaugura con un'installazione di realtà virtuale e interattiva, concepita dall'artista francese Miguel Chevalier. Si tratta di tapis magique, quadri di mega mosaici o pixel in bianco e nero o di colori brillanti che eseguono coreografie sulla musica di Jacopo Baboni Schilingi. Quando gli spettatori si spostano, sotto i loro piedi si creano perturbazioni che seguono la traiettoria dei loro movimenti. Questo gioco di colori e forme mobili ci invita a compiere un viaggio immaginario, ci immerge nell'universo enigmatico del medievale Castel del Monte. Ritornando alla realtà, gli spettatori assistono quasi ad un senso di smarrimento. Il connubio tra la nuova tecnologia dell'installazione e la storicità del Castel del Monte li confonde e per la prima volta il passato e il presente nell'arte si incontrano. Assessore, si inaugura oggi il Festival del Castel dei Mondi, un festival arrivato alla sua 18ª edizione e capace di rinnovarsi. Sì, perché questo festival fa appunto della novità, dell'innovazione il suo punto di forza, e con questa installazione presso Castel del Monte credo che abbiamo centrato perfettamente l'obiettivo per questa 18ª edizione. Non a caso il motivo del festival è delle trasformazioni urbane, cioè trasformare quelli che sono i nostri beni architettonici, in questo caso il bene più rappresentativo dell'intera regione Puglia, il Castel del Monte, trasformarlo per farlo vivere in una dimensione spazio-tempo diversa rispetto a quella conosciuta. Quindi la valorizzazione del patrimonio artistico andriese. La valorizzazione del nostro patrimonio attraverso il festival, attraverso le drammatizzazioni, attraverso la forza del teatro, la forza della musica, la forza di questa installazione straordinaria.